Buonasera a tutti, rieccomi dopo un periodo di fermo a commentare questa seconda vittoria consecutiva, 4 nelle ultime 5. È stata una partita molto combattuta, quindi diciamo che ci potrebbe pure stare un po' di timore, soprattutto dopo che abbiamo subito lo svantaggio, ma siamo stati bravi a ribaltare la partita. E quindi che dire, fondamentalmente, anche se con molta sofferenza, è stata una bella partita. Peccato che non ho segnato Brunori, pur essendosi sbloccato la scorsa partita facendo una tripletta. Quindi che dire, una bella prova da parte di tutti, anche se magari qualche sofferenza c'è stata, però si va avanti anche soffrendo. Dobbiamo mettere in conto anche questo. Quindi, che dire, bella prova. Saliamo al secondo posto, il che significherebbe, finendo oggi il campionato, sarebbe Serie A diretta, ma ancora ci sono tantissime partite. Non scoraggiamoci. Io spero e mi auguro che di qua a fine campionato si facciano almeno 60-70 punti, che significherebbero promozione diretta, perché come abbiamo visto i playoff ci hanno penalizzato, soprattutto. Vabbè, lasciando perdere ormai acqua passata, quella maledetta finale col Frosinone, ma in Serie C abbiamo visto come non è stato facile risalire subito in Serie B, scusate. Quindi evitare i playoff sarebbe una cosa bellissima. Quindi speriamo che arriviamo almeno secondi. Tutti ci danno come corazzata, come squadra da battere, ma vedendo gli equilibri di questo campionato, mi sembra difficile che arrivassimo primi. Però nulla vieta di provarci. Adesso, per quanto riguarda la partita, onestamente è stata una bellissima partita, vinta in rimonta per 2-1 con due bellissimi gol. Si pensava che Brunori potesse replicare dopo la tripletta fatta la settimana scorsa, il che non è stato così, però pazienza, anche perché Brunori l'anno scorso ha fatto 10 gol. Non è che abbia fatto chissà quanti gol. Ricordiamoci sempre che la Serie B non è la Serie C. E qua, onestamente, devo essere sincero, si stanno notando molto i limiti sportivi di Brunori, che si dimostra, ahimè, più un attaccante da Serie C che da Serie B o Serie A. Quindi se il rendimento di Brunori è come quello dell'anno scorso, sinceramente, per un'ipotetica Serie A io non ci punterei. Sebbene lo stimo molto come attaccante, come giocatore, quindi che dire, deve dimostrare di valere la maglia. Per carità, ha fatto grandi cose, sta
sta facendo grandi, bene o male, grandi cose, però deve ancora dimostrare di poter esserci anche in un'ipotetica Serie A, anche se ricordiamoci che ormai ha 30 anni, non è più un giovane di belle speranze. Quindi adesso tocca a lui dimostrare quello che è. Il che, sinceramente, sinora, escludendo l'anno di Serie C, non è che abbia fatto sto gran numero di gol. Per esempio, Soleri, a mio modo di vedere, è leggermente meglio. Anche come movimenti, come. Però sono valutazioni che poi faranno in sede di mercato l'allenatore con la squadra. A proposito dell'allenatore, tante volte anche io mi ritrovo a contestare, tra virgolette, Corini, il che non è bello, sia come tifoso, ma anche come allenatore. Cioè, anche Corini stesso, sotto una forma, non si sentirebbe tanto a suo agio vedendo le critiche aspre che tanti di noi fanno a prima caduta. Caduta non è che significa per forza sconfitta. Anche a minimo pareggio, al brutto gioco. Magari possibilmente. Però giocando così l'anno scorso ha rischiato di portarci direttamente ai playoff a primo anno di B. E con tutto rispetto per la stagione scorsa, questa mi sembra una squadra leggermente più forte. Sì, vero, mancano. Non è stato riscattato Verre, altri giocatori non sono arrivati. Però pazienza. Ci sono dei giocatori che si stanno dimostrando un attimino all'altezza della situazione. Mi riferisco anche ai vari Graves, o che dire, anche Bro, Soleri, diciamo un po' anche Mancuso. Attenzione, non dimentichiamoci Mancuso, che è un attaccante che può dare tanto quest'anno. Certo, non creiamoci false illusioni, perché altrimenti diventa una pressione per il giocatore. E le pressioni non sono semplici da gestire. Non possono essere semplici da gestire. Oddio, c'è chi le può gestire. Si possono pure gestire, però. Quando la pressione è troppo forte, poi si incorre il rischio di non poterlo gestire più e fare delle brutte partite. Quindi accontentiamoci di quello che piano piano andiamo costruendo. Detto questo, vi rimando ai like, i commenti, soprattutto che non siano aspri, perché se diventano aspri, li blocco i commenti, che sappiatelo. Detto questo, vi saluto, ci vedremo al video di prepartita per la prossima giornata. Mi raccomando, i like, l'iscrizione. È sempre Forza Palermo.